Io sono Tim. E io sono Kata. E questa è Spicy Life. Benvenuti a questo nuovo video. Yeah! Benvenuti a tutti, io sono Mrs. Ciao. Lasciarti questo canale. Che non vuole stare in braccio. Sigla! Amici, oggi vi presentiamo gli assaggi thailandesi. Snack thailandesi. Partiamo col primo. Roller coaster mini. Cosa può essere un roller coaster mini come snack? Uno Una sì. montagna russa di sapori. Che montagna russa! A me piace. Ciao. Lei apprezza tutto, basta che si mangi. Dai, questo non è male. Però assaggiamoli. Ma cosa sono? Non lo so, ma qua i gatti sono curiosi. Sembrano dei ditalini. Sapete i ditalini della pasta Barilla, quella per fare la mentina? E sono stranamente buoni. Non so perché sulla confezione ci sia disegnato un würstel con il ketchup sopra. Infatti c'è scritto potato ring sausage sweet chili flavored. Ma io di sausage non sento proprio niente, mi sembrano delle patatine anche buone. Passiamo al secondo assaggio. A random, è la scatola magica. Oh, calamari! Essiccati! Tao Tong roasted seasoned Cuttlefish. Mi inquieta un po' aprirlo. Ci proviamo? Proviamoci. Un cazzo si apre. Mamma mia ragazzi, minchia che schifo. Mamma, ma sa di coso, del coso dei pesci, del mangiare dei pesci. Come si chiama il mangime dei pesci? Mangime dei pesci rossi, no? Amare. Grazie. Mamma mia, vedete, neanche Mrs. Ciao si avvicina da quanto puzzano. Tutto in un boccone. Dai. Dai, un boccone unico. Ottimo! Ma sono schifo! Ragazzi, mi raccomando, di calamari fritti, calamari dolci, fanno cacare. Pesciamo. Giant caplico? Caplico? Che cos'è un caplico? È un matcha choco flower. È il dolcetto, è arrivato il momento del dolcetto. Siamo in due o siamo in tre con questi assaggi di snack asiatici? Non l'ho capito. Signorina? Signorina, almeno mettici bene nell'inquadratura, no? Oh, che cos'è? È un gelato! È un gelato pacchettato! Wow! È un po' essiccato! E ha un colore e una consistenza per niente irritante, guardate, sembra spugnoso. Com'è? Quindi questo l'hai assaggiato tu, non c'è bisogno che lo assaggio anch'io. No, no, per verità. Vedo che piace. Io devo assaggiare lì di sotto, c'è curato. Sì. Le assaggi sono orribili oggi! No, non mi piace! Molto più buono! Non mi piace!
Ma più che fa facile. Siamo pronti per il quarto e penultimo ingrediente. Speriamo che sia buono perché eccolo qui. Un po' di famina. Eccolo qua. E ora mangialo tutto in bocca. Allora. Sembra qualcosa che c'è anche in Europa. Al barbecue. Ma Makado barbecue. Tipico thailandese soprattutto. Però questo mi dà speranza. Abbiamo iniziato con il primo che era proprio... Sapete quelle patatine d'aperitivo con quale un bel drink ci sta? Quelle erano perfette. Calamaro, lasciamo perdere. L'ultima cacata, neanche meno. Quindi questo mi dà già più speranza. Anche il fatto che... Fai la prova del 9. Prova del 9. Però sai più. No. Assaggiamoli. Queste sembrano quasi occidentali. Ci sta? Quindi ci stanno, ci stanno. Vedi, non le metto tra le mie preferite, però... Al momento vincono le prime. Le roller coaster. Però anche queste non è che siano malissimo. Promosse i Makado Sticks. Ah, la signorina qua ha cambiato idea. Dammene uno. Allora è arrivato il momento del quinto e ultimo assaggio della serata. E prendiamo questo. Che... Bambini! Lasciate stare la scatola magica! Stavano cercando di rubare le ultime delizie rimaste. E queste sembrerebbero delle vongole al wasabi. Baby clam. Baby clam. Wasabi flavored. Vongole. Sembrano gli M&M, no, gli Smarties dal rumore che fanno. Molto bene ragazzi, assaggiamo queste vongole che sicuramente ci manderanno all'ospedale. Sono di vongole. Mamma mia. Vi ho detto, lasciamo questi per ultimi al wasabi che... Che li adori. Adoriamo la wasabi. Sono delle vongole verdi. Un po' andate a male. Ragazzi. No. Prova del 9. No, però. Ma le vendono queste cose? Che schifo! Cioè, dovete sapere che i thailandesi il pesce ne hanno in esuberanza. Ma perché mangiarlo fresco o cotto o grigliato? Se si può essiccare pesce e vari crostacei e poi far degustare ai poveri comuni mortali come noi. Ma che cazzo di schifezze mangiano? Oh, ragazzi, non prendete le vongole wasabi flavor. A parte che il wasabi non si sente. Si sente solo la puzza di pesce morto. Facciamoci la bocca con il roller coaster. No. No. Ma cosa? Un po' di uguali. Avete visto come mangia lui le patatine o le noccioline? Eh? A modi scimmietta. Pronto, è la prima volta che ci riesco! E ti sta vedendo anche qualcuno! Cacchio! No. Prossima volta facciamo snack italiani? Tipo Tronchi, Kinder Bueno, Fonzies, cose che... Bene ragazzi, grazie per averci seguito! Se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, anzi, più di uno, si può più di uno.
mettete anche gli alluci. Dalla Thailandia abbiamo comprato un sacco di assaggi, quindi mi sa che vi toccherà assaggiarne ancora con noi tantissimo. Tanto quelli che ci rimettono siamo noi, che ci tocca mangiare pesce dolce, cose secche, orribile. Ma ricordatevi, lo facciamo solo per voi. Per voi. Ci sacrifichiamo. Per voi. Ragazzi, per avere tutti gli aggiornamenti e le novità sul canale, seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook e Instagram. Così, giusto per farvi un po' i cazzi nostri. Tanto il giorno d'oggi non funziona così. Io guardo, sbircio e faccio i cazzi degli altri. È lobby nazionale. E se già non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale qui sotto. E se il video vi è piaciuto, oltre il pollice in su, ricordatevi di lasciare un commento qui sotto. Quale snack vorreste assaggiare? Commentate, 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 commentate. Game over. Ciao, al prossimo video. E ricordatevi, se non lotta per te, è l'uomo sbagliato. Se lotta per te contro tutti, è l'uomo giusto. E se lotta con furore, è l'uomo tigre. È l'uomo tigre che lotta contro il male, combatte solo la malvagità. Taffy. Adesso facciamo gli assaggi dei nostri gatti. E questo che cosa sarà? Taffy! Taffy, amore, amore, vieni, è un po' timido. Sì, ma non può mangiare tutto lei. Taffy, amore, amore della mamma. Lui è un bambino. Ehi. Che mangio. È scappato. Nel prossimo video, se arriviamo a 150 mi piace, Jim si mangerà un pezzo del bastoncino dei nostri gatti. Lo prometto. 150 mi piace. Somebody's got to take care.